Sindaco Rocco Calamita, un comizio improntato sul bilancio di fine mandato e sulla progettualità futura. Uno degli aspetti più particolari però è stato quello dell'aggregazione. In questi 5 anni si è passato dal paradosso delle elezioni del 2009, quando ci furono 5 liste, ad oggi in cui ce ne sono solo 2. Sì, ringrazio tutti i cittadini di Stornare, sia gli amici e gli avversari, proprio perché hanno stima di questa amministrazione, quindi si è riuscito ad unire il paese almeno al 90%. Ci saranno solo 2 liste, quindi è un fatto positivo per il paese, quindi noi non ci siamo chiusi, anche se abbiamo amministrato bene, ci siamo allargati, abbiamo messo altre forze politiche che ci possono dare una mano solo per il bene di Stornare. Un risultato che appare quasi scontato. C'è sempre da lavorare, come ho detto prima, oggi per quello che è stato fatto non so chi ha il coraggio di non votarci. Tanti progetti sono stati illustrati, tanti in via di sviluppo, tra i più importanti i risultati di aver portato qua l'Istituto Superiore, la collaborazione con l'Università di Bari, i progetti, i cantieri aperti e chiusi e comunque insomma grandi risultati. Sì, sono grandi risultati che sono visibili agli occhi di tutti i cittadini e anche dei paesi limitrofi. Abbiamo portato un RSSA con 33 posti di lavoro e 80 posti letto, abbiamo portato l'Istituto Superiore che a Stornare non c'era e oggi c'è al 4° anno e vengono da Cerignola, da Ortanova, da Stornare e la scuola a Stornare, un grande risultato. L'efficientamento energetico, oggi Stornare è illuminato in tutte le zone, anche nelle periferie. Abbiamo asfaltato tutte le zone le strade interpoterali di Stornare, abbiamo fatto la zona PIP, la pista ciclabile, l'ampliamento cimitero, i dissuasori al centro del paese, un quarto di strade asfaltate del paese, poi ci siamo bloccati per la questione Petroni, che pure quella è storico, dopo 36 anni abbiamo messo fine a questa vicenda che da 2 miliardi il debito era arrivato a 12 miliardi, quindi noi abbiamo riconosciuto nel Consiglio Comunale, non era facile, questi 6 milioni d'euro. E in più quello che poi nella cultura a 360 gradi, noi a Stornara nel mese di agosto e luglio, quindi da uno studio commercialista, si prevedono quasi 150.000 presenze con un introito per il paese di quasi 3 milioni d'euro, quindi non è la festa in sé per sé. Oggi noi siamo entrati nel Festival del Rap regionale con un marketing territoriale elevato sia a livello economico che occupazionale. E poi i nostri giovani stanno a Stornara tutto il mese di agosto e di luglio, quindi la sera Stornare è popolata, ma è pure quella idea impresa. Oggi per fare, l'ho detto prima, gli ho detto nel 2012, oggi il sindaco deve essere un manager. Ecco, siete stati da esempio per tanti paesi, forse non lo siete stati per l'Unione dei 5 Reali Siti, dove ci sono state ancora tante divisioni, forse l'unico cruccio di questo mandato. Sì, l'Unione dei 5 Reali Siti comunque è servita solo per le processioni, diciamo, ognuno di noi è andato alle processioni dall'altro paese. Non siamo riusciti ad unirci, anche perché le leggi ce lo impediscono, perché devono venire pure i funzionari gratis e quindi è molto problematico. Purtroppo speriamo che con i 5 Reali Siti potrebbe far crescere il territorio, perché non è solo Stornara, bisogna avere nei 5 comuni. Se noi realizziamo l'unione dei comuni nei progettualità a livello Bruxelles, a livello di Roma, noi possiamo attingere con 40.000 abitanti e non con 5.000 o 3.000 abitanti. Questo purtroppo dobbiamo cercare di migliorarci, non è facile perché diciamo nei 5 sindaci non c'è una buona condivisione nelle cose, quindi c'è scatta un po' forse di gelosia, un po' di altro, e quindi questo è stato un cruccio forse dei miei 5 anni.